squadre ricche in condizioni di poter stare a livello World Tour? Non ce ne sono perché non ci sono grandi sponsor. È inutile che ci giriamo attorno. C'è una carenza di sponsor anche ai massimi livelli. Ci sono squadre World Tour che fanno la World Tour con 10 milioni o anche meno. Ci sono squadre che lo fanno con 45-50. Io non lo, sono la stessa categoria, 10 milioni e 50 è la stessa categoria. È come se uno mette un ciclista, un altro ne mette 5. È Certo. la stessa categoria, per me no. Tutte le squadre hanno protestato, Ok. tutte, non solo le italiane, di tutto il Gli mondo. organizzatori? Tante squadre sanno benissimo che non rifaranno la squadra, anche italiane, te lo dico per certo. Gli organizzatori non sono soddisfatti perché l'hai visto in Italia. Se non hai un budget adeguato, verrai in Italia con una squadra impresentabile e il Giro d'Italia non è felice che gli arriva una World Tour di Serie B a fare il Giro d'Italia con dei ragazzi che non hanno nulla né da dire né da dare. Guarda che quando avrai le tappe di 240 km senza grandi asperità, o comunque nella prima parte vanno animate. Noi, la Bardiani, l'Androni, siamo andati tutti i giorni in fuga. Noi abbiamo dato un pochettino di stimolo a ste gare. Quando non ci siamo noi, chi va in fuga? Con 8 corridori a cercare di difendere un capitano, chi è che ha voglia di andare in fuga? Nessuno. Nessuno. Il tour già l'ha fatto, la so. Già una volta ha fatto saltare la riforma, quindi hanno la forza, non hanno nessunissimo problema in questo, per fare una protesta del genere. Io credo che la riforma sia stata anche discussa con loro, è una sensazione. Sappi che di quelle due licenze, probabilmente una, ma forse tutte e due, andranno a squadre francesi. Per il tour non cambia nulla, nel modo più assoluto, anzi. Il movimento ciclistico francese non ne risentirà affatto. Il movimento ciclistico italiano e spagnolo ne risentono di più. L'italiano più dello spagnolo, perché lo spagnolo storicamente la squadra spagnola va di diritto. Se tu guardi gli ultimi anni, la squadra italiana non va di diritto. Assolutamente. Di sicuro io non credo che l'anno prossimo noi saremo sponsor di un team italiano. Questo è certo, perché non ci sono più tempi. Tra poco dovremo decidere, ma tra, parlo di qualche settimana, che team eventualmente sponsorizziamo se siamo nel ciclismo. Quindi andrete E ti posso all'estero. garantire che se restiamo nel ciclismo non sarà un team italiano.